siamo al Parco delle Sabine a Roma, dove si è tenuto il primo raduno italiano di Free Flight, protagonisti un centinaio di pappagalli. Maria Lanziano. Sono gli amici pennuti di migliaia di persone e nonostante si siano ambientati benissimo nelle nostre case, sono nati per volare. A Roma, al Parco delle Sabine, si è tenuto il primo raduno italiano di Free Flight, ovvero di volo libero, un'idea importata dagli Stati Uniti e replicata in tanti altri paesi europei e che proprio la capitale ha tenuto a battesimo. Ci siamo uniti per fare appunto questo evento e per far conoscere anche in Italia che il pappagallo non è solamente un animale pet, ma è soprattutto un pappagallo, quindi c'ha le ali ed è giusto farlo volare. Nella capitale sono arrivati un centinaio di pappagalli da tutta Italia in compagnia dei loro amici umani. E tra i tanti c'è anche questa femminuccia che per il colore delle sue penne si chiama Roma. Lei ancora sta in addestramento e spero che presto volerà libera anche lei. Da sempre amante degli animali, l'attore romano Enzo Salvi, che ha portato il suo Jerry al raduno. Abbiamo avuto il piacere di vedere i pappagalli in volo. I pappagalli nascono per volare, oggi li abbiamo fatti volare e loro sono veramente eccezionali. Io ho provato una grandissima emozione, ringrazio Gianluca e tutto il gruppo di amici, ma soprattutto i veri protagonisti sono i nostri amici a colori. Gli anni 70...